con i ministri competenti. E Unicredit invece, parliamo di un'altra crisi aziendale, ha annunciato con una lettera inviata ai sindacati l'intenzione di tagliare 6.000 posti di lavoro in Italia. Marco Mancini ha chiesto al segretario generale della FABI, Lanno Maria Sileoni, se il sindacato si aspettava questa comunicazione da parte del colosso bancario. Diciamo che ce lo aspettavamo, ma i numeri non saranno né 6.000 gli esuberi né 450 gli sportelli da chiudere, perché non avrebbe senso se no l'apertura di una trattativa che partirà il 14 di febbraio. Quindi sono numeri che la banca ha dichiarato e noi cercheremo di ridimensionarli e soprattutto cercheremo di attuare, anche perché altrimenti non firmeremo nessun tipo di accordo e quindi si aprirà un'altra fase di completa ingestibilità della banca. Cercheremo di arrivare ad un eventuale, sottolineo, eventuale accordo con una compensazione del 50% di nuove assunzioni, che dovranno essere nuove assunzioni. La stabilizzazione dei lavoratori precari è già prevista dal vecchio piano industriale, quindi oltre a quelle noi chiediamo il 50% di compensazione di nuove assunzioni. Una nuova assunzione ogni due che se ne vanno volontariamente.